La vita del pedone a Macerata è pericolosa e piena di imprevisti. Un percorso avventuroso esemplare è quello della trafficata via Urbino, realizzato per un modo di costruire dettato più dal caso che da una programmazione ragionata. Il marciapiede è regolare fino a un certo punto, poi arriva l'ostacolo imprevisto. Un armadio di metallo dove non puoi entrare per prendere la sotterranea, ma lo devi aggirare in piena curva. Sorte simile accade a chi arriva dalla stazione ferroviaria, passando per il sottopasso. Né a destra né a sinistra esiste il marciapiedi e si trova di fronte al dubbio amletico. Attraverso senza strisce in una S dove le auto mi vedono all'ultimo momento o cammino rasente il muro sfiorato dagli autisti di passaggio? Intanto nel piccolo piazzale una selva aspra, forte e pungente sta a rappresentare il verde inselvatichito in città. Chi invece ha la fortuna di passeggiare sul lato opposto può fruire di un bel marciapiedi e se ne va tranquillo. Tranquillo ma non troppo, perché in fondo, laggiù, lo aspetta al varco l'avventura. Il marciapiedi si interrompe improvvisamente e il pedone deve scegliere. O ci sbatte il muso o invade la corsia di marcia delle automobili. Che strizza, ragazzi! Macerata è una città dove per salvare un vecchio cancello si rende più frizzante la vita dei cittadini. You just can't turn them on, but I can now, confused with mistrust and misuse.